Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Questa mattina ci siamo svegliati con 40 centimetri di neve. Fuori fa freddissimo, quindi cosa c'è di meglio di farsi un pranzetto top, che comunque potete utilizzarlo anche in tutti questi giorni di freddo. E oggi faremo insieme la cassola mancata, cioè costine luganega e verza brasata con un po' di accompagnamento di polenta taragna. Mettiamo in una pentola un po' di olio extravergine, ma siccome non siamo contenti aggiungiamo anche un pezzo di burro. Ok, adesso abbiamo messo il nostro sedano, carota e cipolla, lo lasciamo brasare per un po' e poi continuiamo con gli altri ingredienti. Quando la cipolla è diventata bianca cominciamo ad aggiungere le nostre puntine di maiale. Giriamo un po'. Le nostre costine si sono colorate in 5 minuti, adesso possiamo aggiungere la luganega. Mi raccomando, mettete la luganega, quella originale, che è quella di Monza. Facciamo tostare 5 minuti anche la nostra luganega. La nostra luganega è tostata un pochettino, si è un po' brasata, ha preso colore. A questo punto aggiungiamo dentro un pochettino di sale, che dopo magari andremo più tardi a correggere. Adesso io metterò dentro anche il pepe, che voi non vedrete che lo metto perché ho una mano sola. Alziamo un pochettino la temperatura del fuoco e mettiamo dentro un bel bicchiere di Barbera, non barate col tavernello. Dovete sentire questo rumore e poi facciamo sfumare 2 minuti e poi copriamo con un coperchio e lasciamo cuocere per un quarto d'ora la luganega, che a quel punto la toglieremo e andremo avanti a cuocere le costine. Adesso che è sfumato il vino rosso possiamo aggiungere del concentrato di pomodoro. Io non ce l'ho, metterò dentro un po' di passata di pomodoro, così copriamo e facciamo cuocere per un quarto d'ora a fuoco medio. È più o meno 20 minuti che stanno andando le puntine e la luganega. Io aggiungo, allora, se volete fare proprio i puristi, togliete la luganega e la aggiungerete dopo la fine. Io sono a casa, oggi lascio tutto dentro, così più metti più sape. E aggiungo però in questo momento una prima ondata di verze. Ok? Poi verso la metà cottura, cioè tra ancora 20 minuti, aggiungerò la seconda ondata di verze, così un po' mi faranno puccia e un po' rimarranno, comunque la sentirò quando la mangeremo. Allora facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo messo dentro un goccino d'olio, un po' di burro, abbiamo fatto rosolare un po' di sedano, carota e cipolla, 5 minuti. Poi abbiamo messo dentro le puntine di maiale, 5 minuti a rosolare. Poi abbiamo messo dentro la luganega, 5 minuti a rosolare. Poi abbiamo coperto, abbiamo lasciato cuocere per una decina di minuti. Adesso abbiamo aggiunto il Barbera, abbiamo fatto sfumare, cotto 10 minuti. Poi abbiamo inserito dentro le prime verze, così quelle si spappoleranno un pochettino. Abbiamo aggiunto anche un po' di salsa di pomodoro o concentrato di pomodoro. Adesso aggiungeremo la seconda ondata a distanza di un quarto d'ora, 20 minuti, delle altre verze, così in bocca poi le sentiremo. Intanto fuori nevica, i bambini giocano con la neve, ma anziché fare pupazzi di Natale sembra che stanno facendo la siringa per inaugurare l'antivirus del secolo. Alla fine sono cotte per circa un paio d'ore. Adesso mettiamo un po' di polenta dentro nel piatto. Così. A
Abbiamo messo la luganega, abbiamo messo qualche pezzo di costine. Adesso mettiamo sopra un pochettino di verza, così. E il nostro piatto, ragazzi, è pronto. Mamma mia. Buona mangiata. Ah, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace, che ho visto che ci sono più uomini che donne iscritte. Quindi donne, iscrivetevi. Ciao.